Abbiamo aspettato l'oso per spiegare una cosa ai telespettatori che secondo me è centrale. A parte il fatto di questa criminalizzazione eccessiva del contante, perché è giusto combattere l'evasione, ma avremo anziani, zone non connesse a internet perché c'è un problema di banda larga, di fatture, eccetera, che creeranno una grande confusione e iniquità. In più questo aspetto di criminalizzazione, ci saranno altre tasse sulle compravendite di immobili, c'è una gragnuola di colpi. Dopodiché che succede? Mentre un commerciante che viene sospettato delinquente mascalzone, non fa lo scontrino, deve pagare per anche l'ombra, lei sa che si deve pagare pure se uno ha una specie di tenda fuori, l'insegna, i dipendenti giustamente se li tiene in regola, IVA, mica IVA, eccetera, eccetera. E se c'è un contenzioso col fisco e deve avere dietro dei soldi, non glieli danno e può morire e fallire. Che cos'è la web tax? È una tassa sulle transazioni del commercio elettronico e sugli affari che fanno le grandi multinazionali. Ora Trump dice a noi, vi metto i dazi perché sugli aerei mi avete trattato male. Ieri Mattarella ci ha pure provato, poveretto, a dire qualcosa. Insomma, quello, però, sì, vabbè, quello, l'ha detta, l'ha non è che detta. l'abbia detta. Dopodiché quello ha risposto alla Trump, il personaggio è abbastanza, come dire, no, diciamo sanguigno, diciamo sanguigno. Dopodiché il problema è quello di tassare invece questi giganti della rete. Chi sono? Amazon, Google, Facebook. Sono tutti a Apple. base americana. Su cosa guadagnano? Su pubblicità, sul commercio elettronico, sulle produzioni audio-televisive, perché oramai sono anche Amazon TV e altri. Mentre lei, l'azienda, qui c'ha un costo, fa i tagli, risparmi, paga le tasse, questi entrano esentasse. Dopodiché che cosa si dice? Ma non si può fare solo in un paese questa roba. Sì, quello che diceva Facciamolo De in Europa. Luca, No, sì. facciamolo in Europa. Poi Gentiloni appena insediato ha detto facciamolo in Europa. Ah no, porca miseria. Ci vuole il G8 perché lo dobbiamo fare nel mondo, perché poi c'è la Cina, c'è il Brasile. Dopodiché, sa chi lo dovrà fare? Non so se si ricorda, in Guerre Stellari c'è il Senato Galattico che a un certo punto si riunisce e c'erano i seggi volanti che quelli per parlare volavano in un grandissimo spazio. Ora, questo è servilismo nei confronti delle multinazionali, perché si ammazza il tabaccaio all'angolo e i governi di sinistra Allora, si no, però, le inginocchiano, parole di mi faccia Gasparri, finire, no, mi aspetti. faccia finire, Non mi pare si l'abbiano mai messa i inginocchiano, governi di destra una web mi tax, fate quindi, finire, però, si dai, inginocchiano vabbè, ma adesso davanti, dicendo mi cosa. fa finire, scusa, non ho interrotto nessuno, si inginocchiano, voglio fare dei nomi e cognomi, ad Amazon, a Google, a Facebook, è inutile che mi scrivete le mail voi di Amazon, state rapinando l'Italia e noi in Parlamento vi proporremo delle tasse salatissime perché poi per intimidirci dicono noi non pagano niente e quando gli fanno una rara multa nel mondo, anche salata, la pagano subito perché ciò che non hanno pagato è 100 volte, quindi i grillini e il PD sono inginocchiati di Ma guardi, fronte alle ma è stata veramente... Allora aspetti, le massacrate parole il commerciato. di Mario De Luca.